Terza parte dell'intermezzo per il signor Tuotubo Video, ma anche per tutte le persone che possono avere domande dello stesso tipo da farmi. Tenete conto però che questa appunto è una risposta breve, solo tre video di 15 minuti buoni, e tornerò su questi argomenti perché gli argomenti che tratto io difficilmente li si può ritenere conclusi, no? Ecco, perché a parte quelli che sono proprio specifici, 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 questo invece è un argomento molto vasto, è l'argomento della cosiddetta paleoastronautica, cioè dello studio della possibilità che passato possiamo essere stati visitati dagli alieni. È un argomento vastissimo, non ve lo posso dire fin dall'inizio, e quindi va studiato volta per volta, caso per caso, perché è molto complesso. E allora ero rimasto a quando cercavo di capire le motivazioni delle persone come il signor Tuotubo Video ed altre, no, che dicono ma insomma, cioè, che sembrano voler dire, è una questione che per noi è importante, no? E che per me, a dire il vero, cioè è importante da un punto di vista sì, scientifico, quindi puramente intellettuale, no? Però poi dal punto di vista pratico non ci cambia niente nella vita, no? Invece sembra che tante persone sia una cosa che gli cambia qualche cosa. E mi domando perché pensano questo. Perché, cioè, pensiamo a in genere a tutte le questioni che riguardano, che so, appunto il mistero, l'ignoto, il mistico. O le scienze alternative, la parapsicologia, gli studi di premorte, contatti con l'aldilà, cose di questo tipo, tutto quello che fa parte, diciamo, della balengologia, come l'ho chiamata io, no? Cioè tutte quelle cose che per la mentalità comune appaiono balenghe, strane, e che espongono chi fa una ricerca di questo tipo è essere trattato da matto. Allora, certe cose sono appunto delle questioni puramente intellettuali, no? Cioè non ci cambiano molto nella vita, certe altre invece ci cambiano qualcosa. Per esempio, se dovessimo scoprire che in questo momento siamo visitati, osservati da intelligenze aliene, questo ci cambierebbe molto, no? Perché ci aprirebbe a noi adesso, uomini di oggi, degli orizzonti nuovi, cioè la possibilità di prendere contatto adesso con degli alieni che potrebbero trasmetterci delle conoscenze sull'universo, sulla tecnologia che potrebbero cambiarci la vita, per esempio, è la cosa ha la sua importanza, ci cambia qualcosa. Dice, però che qualcuno ci abbia creato tanto tempo fa, no? E che poi questo qualcuno adesso non si faccia più vedere, cioè cosa ci cambia? Non ci cambia proprio mai niente, no? È la stessa cosa dire, cioè, all'atto pratico, l'uomo è nato da una scimmia che si è evoluta, l'uomo è nato da un esperimento genetico di intelligenze aliene, l'uomo è nato dalla volontà non ben chiara di una divinità di cui si parla in un certo libro e che a un certo punto, siccome aveva bisogno di un giardiniere, dopo aver creato il giardino, ha creato il giardiniere, la sua compagna, perché aveva bisogno di giardinieri. Ecco. No. Dal punto di vista
razionale, cioè puramente intellettuale, le co tre cose possono apparire molto diverse, al lato pratico sono tutte e tre uguali, non ce ne frega un cazzo perché a noi non ci cambia assolutamente niente, niente, ecco. Eppure per tanti sembra che gli cambi qualcosa, perché? Secondo me è perché appunto c'è un bisogno estremo. Vedo negli uomini del nostro tempo, lo vedo anche da tanti commenti su YouTube, sulla rete, da tante cose anche, cioè, delle persone che conosco così, c'è un estremo bisogno di liberarsi, sapete di cosa? Del cristianesimo, cioè della religione cristiana in tutte le forme mentali tipiche della religione cristiana. Ma non un bisogno puramente intellettuale, un bisogno anche morale, soprattutto morale, cioè bisogno di trovare un nuovo significato alle cose, all'esistenza, alla morale, all'etica, al vivere su questa terra. C'è un estremo bisogno di questo, no? E non si sa bene dove andare a cercare questo nuovo significato. Si sa solo che bisogna liberarsi di quello vecchio e lo si fa in vari modi. Allora qualcuno crede appunto che si indebolirebbero le chiese e il cristianesimo stesso se si cominciasse ad affermare che l'uomo è stato creato dagli alieni anziché da Dio. No? Non si accorgono queste persone che no, anche lì non capirebbe niente, non è lì che bisogna agire. Perché un prete ti direbbe, anche se noi arrivassimo per assurdo a dimostrare, no, che l'uomo è nato per un esperimento genetico fatto da delle intelligenze aliene, il prete ti direbbe, ma che cosa cambia questo? Cioè non spiega mica il significato, l'origine di tutte le cose dell'universo, cioè i misteri dell'esistenza restano sempre quelli, perché sì, possiamo dire che questi alieni hanno creato il DNA, hanno creato i corpi umani, ma chi è che ha creato lo spirito umano? No? Cioè, perché loro, i preti, intendo dire quelli proprio colti, teologi, non appunto i fondamentalisti evangelici americani, ignoranti bifolchi che prendono la Bibbia e la leggono alla lettera, no? Invece i preti molto più furbi anche di noi, non perché non crediate che loro non conoscano tutto quello che gli si può obiettare. Sono molto più furbi di quanto posso essere io, di quanto potete essere voi. Dovete farvene una ragione di questo. Quindi non è lì che non crediate di poter essere più furbi di loro. Ecco, bisogna cercare di capire le loro astuzie per potersene difendere e per poterle combattere. Ecco. E allora loro direbbero, vabbè, gli alieni hanno creato appunto i corpi umani, no? Cioè, neanche creati, ma rielaborati da una materia precedente, no? Dagli ominidi, dalle scimmie precedenti, però lo spirito, l'anima, la coscienza, la razionalità, come fate voi a dire che ce l'hanno messa loro, dato che non si è neanche dimostrato ancora che la coscienza, l'anima, siano solo un gruppo di geni, no? Perché ancora oggi si discute se l'anima sia una serie di componenti della coscienza, cioè che la tua coscienza umana, il nostro è dire io sono, io esisto, sia dovuto solo a una serie di fattori, no? Di componenti che si sono trovati a unirsi assieme, a dare l'impressione di essere una coscienza, ma in fin dei conti è solo un assemblarsi di atomi, o se invece esiste un principio che va al di là del principio materiale fisico conosciuto, no? Ecco, dei fenomeni fisici, è qualcosa che si spinge al di là di
di tutto ciò che è scientificamente sperimentabile e in qualche modo comprensibile razionalmente. La questione è aperta e quindi i preti più astuti, ecco, e colti hanno dalla loro sempre questa arma, perché loro dicono Dio, quando noi diciamo che Dio ha creato l'uomo, non intendiamo Dio, cioè non intendiamo l'uomo corporeo, noi intendiamo l'uomo in senso spirituale. Ecco, dovete rendervi conto di questo, dovete capire le finezze della teologia cristiana, quella a livello elevato, perché lì non sono facili sillogismi che possono combattere. Loro sono benissimo disposti ad accettare l'idea degli alieni che vengono sulla Terra a creare l'uomo, perché sanno benissimo che possono rielaborare i concetti a loro favore, come hanno fatto anche con l'evoluzionismo. Loro dicono va benissimo che l'uomo discenda fisicamente da una scimmia, perché non importa che sia stato tratto dal fango o da una scimmia o da un ornitorinco. Cioè, a un certo punto è intervenuto Dio che ha dato lo spirito a questa scimmia, no? Perché loro partono poi dal presupposto che gli animali non hanno spirito, no? Ecco. Quindi al limite chi ha una carta in più sono quelli che con ragionamenti validi e elevati magari possono dire come si fa a dire che gli animali non hanno uno spirito, come si fa a dire che c'è tutta questa grande differenza fra l'uomo e l'animale. E infatti per esempio è lì che io batto, no? Perché è lì che dico che si fa la differenza, anche perché lì si fa una differenza di tipo etico, cioè qual è il comportamento morale che dobbiamo avere nei confronti non solo degli esseri umani, ma anche degli animali, perché ovviamente se anche l'uomo ha una, cioè se anche l'animale ha una sua spiritualità che noi ancora non capiamo e non conosciamo, no? Bisogna appunto che la morale ne tenga conto. Diceva Gandhi che lui sì che era una persona intelligente e non solo perché ci ha fatto la tesi di Harvard, no? Ecco, che era molto più astuto e capiva molto di più di religione, diceva a me non me ne frega niente se l'animale è in grado di ragionare o no. Ammesso in un concesso che non sia capace di ragionare, ma noi sappiamo ormai che anche gli animali ragionano, ecco. A me interessa che sia capace di soffrire, perché se è capace di soffrire, noi dobbiamo impedire che l'animale soffra come un essere umano. Io lo considero il suo prossimo, il mio prossimo, l'animale lo considero mio prossimo, come l'uomo. Poi lui traeva delle conseguenze estreme, queste sono discussioni appunto elevate e non le posso discutere qua. Ma comunque per far capire, cioè io sto cercando di far capire come vanno posti i problemi. Io non ho la pretesa di dare delle risposte immediate ai problemi. L'ho detto e lo ripeto, io ho la pretesa che i problemi vengano posti nel modo giusto. Nel modo giusto, razionalmente corretto. Tutto quello che faccio in questi video è cercare di porre le questioni culturali, intellettuali, morali, religiose, politiche, eventualmente poi, dopo, quando sarà il momento, in modo razionale, in modo giusto, corretto, per dire. Ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Quindi quando parliamo della possibilità che gli alieni ci abbiano creato geneticamente, sappiamo di cosa stiamo parlando? Ecco, vi siete posti il problema del perché vi sembra una domanda importante e non piuttosto dovrebbe essere considerato importante qualche cos'altro? Comunque qui concludo. Per il momento ne ho dette abbastanza, però ritornerò sull'argomento perché non è un argomento semplice e rapido da discutere. Ecco, perché vedete che coinvolge sia la scienza ma anche la religione, ecco, e l'etica e anche la politica.
Comunque, alla prossima e ci vediamo. Fine dell'intermezzo, ritorno a parlare di Aradia.